Fare la spesa ti pesa? Vorresti farla in modo più veloce e conveniente? Scopri drugstore.it. Collegati al sito e scegli tra più di 5.000 prodotti. Entro 48 ore il tuo ordine viene spedito e lo ricevi comodamente a casa tua. Sconti oltre il 50% sui prodotti per l'igiene e la cura dell'infanzia, della persona, della casa e degli animali. E per te 5 euro di sconto con il codice offerta TV. Il programma è offerto da... Buonasera e benvenuti ad Altro Studio Sport, puntata ricca anche questa sera di argomenti, tanto sta bollendo in pentola in queste ore per una società in particolare qui in Italia del Parma, ma tutto questo andremo a parlare con i nostri ospiti. Buonasera e bentornato a Renato, buonasera. Buonasera Emanuele, buonasera a tutti. Buonasera anche a un nuovo ospite, una new entry questa sera di LombardiaScouting.it, Emidio Di Leonardo, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera anche a Massimiliano Cagnato. Ciao Emanuele, buonasera a tutti. Allora, come già detto, apriamo subito e parliamo della crisi del Parma, che anche ieri ha perso contro il Chievo, ormai è in retrocessione per la squadra di Roberto Donadoni, però è stata presentata anche la nuova presidenza, Max. Ma, ti convince? La speranza... non sono prevenuto nei confronti di nessuno, nemmeno nei confronti di questo Manenti. Mi auguro sia un imprenditore a tutto tondo e che riesca a risolvere quelle che sono le problematiche del Parma Calcio, ahimè, che non sono le problematiche limitate della città ducale, ma sono problematiche che poi potremmo ampliare un po' a tutto il nostro calcio per quanto riguarda l'immagine, per quanto riguarda anche la gestione di alcune società. Mi auguro soprattutto che vengano onorati i dipendenti, vengano onorati i calciatori e i debiti nei confronti dei creditori. Manenti è arrivato con una promessa che piano piano cercherà di ristrutturare quelle che sono le problematiche economiche di questa società e la speranza è di rivedere il Parma degli anni 90 nei suoi fasti migliori per certo. La città, per i tifosi e per quello che rappresenta questa società per il panorama calcistico italiano. Certo, anche perché tutti ci ricordiamo il Parma l'anno scorso in zona Europa e poi il crollo più totale, Renato. Sì, infatti adesso per come si erano messe le cose forse la retrocessione potrebbe essere il male minore perché insomma il Parma ha rischiato davvero, non dico di scomparire, ma di dover ripartire dalle categorie inferiori e sarebbe stato veramente una grave perdita a livello anche simbolico per il nostro calcio, perché è vero che Parma rappresenta, non è una metropoli e tutto ciò che vogliamo, però è una squadra che negli ultimi decenni comunque è stata sempre in Serie A, ha fatto la sua figura, ha vinto delle coppe europee, comunque perderla sarebbe stato davvero triste, perché appunto come diceva Max già il nostro calcio attraverso un momento particolare, vedere anche delle squadre che rappresentano poi un po' la storia recente del nostro calcio svanire poi diventa anche triste proprio da spettatori in primo luogo. E adesso sicuramente a livello calcistico la situazione non credo che migliorerà, il mercato è chiuso, la classifica è quella che è, certo. Però magari appunto rimettere in sesto la società, garantire anche ai calciatori la possibilità di restare l'anno, perché non è detto che in Serie B tutti abbiano esprimere il desiderio di andare via, certo. Quindi magari il Parma può ripartire in fretta se la società davvero riesce ad onorare il gli presidente impegni. Ha detto che comunque rispetterà i tempi, pagherà, anzi ha detto che sono già partiti addirittura i primi bonifici, quindi già in settimana, comunque forse già domani riusciremo a scoprire se ha detto la verità o meno, insomma. Voglio chiedere questa opinione anche a te, Emidio, tu che segui tanti ragazzi giovani comunque nel mondo del calcio, la realtà di Parma, che impressione ti ha fatto? Ma niente, io credo solo che e spero che l'arrivo di questo nuovo presidente possa appunto dare nuova aria e nuovo sfogo a quello che magari sono le potenzialità che può avere questo Parma. Certo. Tu segui, allora ricordiamo, di LombardiaScouting.it, una piattaforma che segue e dà l'opportunità di mettere in mostra tanti ragazzi giovani. Dici qualcosa di più, così lo spieghiamo anche ai nostri telespettatori a casa. Ecco qui il sito, come puoi vedere. Sì, allora Lombardia Scouting è nata dalla mia passione per il calcio, seguendo i miei figli che giocano nella categoria Pulcini appunto, ho visto che in Lombardia comunque abbiamo un grosso potenziale calcistico. Detto questo, ho incrociato il mio pensiero con i numeri, abbiamo 180.000 iscritti alle giovanili appunto lombarde e quindi ho pensato che fosse impossibile magari per tutti riuscire a mettersi in mostra e darsi visibilità.
Quindi ho creato questa piattaforma che dà questa possibilità ai giovani atleti. A fronte di un'iscrizione veramente irrisoria, noi l'abbiamo calcolata in 20 euro, dove mettendoli online attraverso un video, una relazione tecnica e una fotografia, possono mettersi in mostra e farsi vedere a varie società che aderiscono a questo progetto. Certo. Sono divisi per anno e per ruolo, quindi è molto facile attraverso un click, una ricerca veloce, si riesce a trovare subito magari il prospetto ideale. Per fare questa cosa sono stato aiutato da alcune persone, alcuni addetti ai lavori con esperienza anche decennale e altri solo persone che ruotano il mondo al mondo del calcio come appassionati. Certo. Hai appunto nominato una persona che ti ha aiutato sì. in questa esperienza, hai portato sì. anche qui il suo libro, se libro. Vogliamo mostrare l'osservatore calcistico a 360 gradi. È un libro che parla del mondo del calcio. Sì, è un libro scritto da Marco Borri, appunto un mio amico che mi ha aiutato in questa cosa, e parla dell'osservazione calcistica e del match analysis. Tra l'altro, vabbè, mi ha fatto una piccola dedica e ha pensato di omaggiarvi di questo libro. Cioè, noi lo ringraziamo con tutto il cuore. Max, è sicuramente una bella iniziativa, progetto. Un progetto per i giovani fantastico, direi. Interessantissimo, bravo, hai centrato l'obiettivo. Il nostro calcio ha bisogno di nuova linfa e la nuova linfa non può altro che arrivare da queste iniziative e soprattutto dai giovani. Sappiamo che ogni sabato, ogni domenica mattina vengono giocate migliaia e migliaia di gare e non tutti i protagonisti, parliamo di bimbi in questo caso, hanno l'opportunità di mettersi in luce. Questa è una piattaforma che sicuramente darà lustro anche a questi ragazzi e permetterà a chi fa scouting di non perdere di vista nemmeno un calciatore. E questa è una cosa estremamente interessante. Già lo fanno a livello professionistico, ma purtroppo il calcio professionistico, come stavamo analizzando poco fa, è inficiato da tanti aspetti, da tante regole che ai giovani soprattutto non piacciono. La bellezza del calcio sta proprio a questi livelli, in queste categorie, e benvengano queste iniziative. Complimenti davvero. Certo. Grazie. Renato, ti piace come idea? È un'idea che avevi già sentito? Si parla spesso appunto delle difficoltà del calcio italiano di creare, di produrre nuovi talenti, dei giocatori interessanti sin da ragazzini, però non si fa mai nulla di concreto. In questo caso in primis è un modo anche per i ragazzi per avere visibilità, ma soprattutto io credo che sia un vantaggio enorme che viene dato alle società, che non sono più costrette, se si fidano insomma di quelle che sono le piattaforme online che permettono di avere semplicemente delle indicazioni. Poi è chiaro, il calciatore va a valutarlo tu con il tuo osservatore, il tuo scout, e vedi se ne vale la pena di puntare su di lui. Però è chiaro che gran parte del lavoro viene svolto da una piattaforma come quella dei media, e chiaramente è uno stimolo anche la curiosità di trovare qualcosa in quella piattaforma può far nascere qualche occasione in più per tanti ragazzi. Certo, Emilio, le varie società di calcio presenti in Italia, in Lombardia si parla in questo caso, riescono ad interagire comunque con la piattaforma? C'è una risposta? Ma allora, per il momento calcola che noi siamo online da 17 giorni, quindi è veramente in fase embrionale. Comunque abbiamo già avuto delle risposte, abbiamo più o meno 1100 visite già sul sito dopo 17 giorni, quindi questo mi sembra un feedback abbastanza importante, e abbiamo già stretto collaborazioni con due società. Una è la Cimiano Calcio, grazie al presidente Maravasi, che ha accolto subito questa idea e è voluto entrare in questo progetto, e un'altra è il Bresso Calcio, grazie al direttore sportivo Massimo Pasquetti, che anche lui ha aderito a questa iniziativa. Abbiamo altre cose in pentola, anche con squadre professionistiche non italiane che vogliono accedere alla nostra piattaforma per cercare i prospetti, però ancora non abbiamo concluso, diciamo, certo, l'affare, e quindi non mi sento di fare sì, nomi. Sì, insomma, assolutamente. Adesso. Max, invece ti voglio chiedere, da giocatore. Scusami se mi permetto, lungimiranti, perché Cimiano, se non vado errato, legato al Milan, sì, e Bresso Calcio, Inter, forse fino alla passata stagione o ancora quest'anno, legato all'Inter. Quindi c'è una lungimiranza. Infatti, che interessa. Era proprio questo che ti volevo chiedere. Sì. Grandi società come possono essere Milan, Inter, quindi si parla comunque società di Serie A, possono secondo te poter interagire con questa piattaforma e magari prendere spunto e dei giocatori? Sicuramente uno spunto interessantissimo,
perché mappare quanti sono circa 180 i giocatori? 180.000 ragazzini, penso che sia praticamente impossibile, come ricordava Renato. Poi c'è il lavoro dello scouting, la società va direttamente poi a seguire questo ragazzo, ma il primo spunto, la fiammella iniziale potrebbe essere data appunto da questa piattaforma. Certo, quindi... scremando molto del lavoro che è dispendioso anche in termini economici. Certo. Passiamo invece a parlare del grande calcio anche a livello europeo, perché ieri sera ha esordito Cuadrado con la maglia da titolare, Renato, col Chelsea. Sì, giocatori come Cuadrado quando lasciano l'Italia purtroppo ci fanno sempre riflettere sul fatto che dobbiamo ancora ritornare ai fasti di 10 anni fa, perché poi da 10 anni che forse il calcio italiano ha perso il suo fascino. Cuadrado, io lo immagino verso la fine degli anni 90 non avrebbe mai lasciato l'Italia, sarebbe stato onorato di rappresentare anche una squadra, non una grande come la Fiorentina, ma una squadra di alta classifica. Invece chiaramente le sirene del Chelsea, sicuramente anche delle motivazioni economiche, perché no, anche la presenza di Mourinho l'hanno indotto a lasciare l'Italia. Chiaramente vedere questi calciatori con altre maglie, a me da appassionato di calcio dispiace, perché è vero che il calcio è patrimonio di tutti, anche il calcio europeo, vedo anche una partita del Chelsea, mi piace anche, però non identifichi più quel calciatore come un rappresentante del tuo campionato e chiaramente dispiace, soprattutto un ragazzo come Cuadrado che è arrivato da sconosciuto in Italia e poi sta andando via da campione, perché certo, è arrivato davvero, giocava in un altro ruolo, che ha visto il campo dopo mesi di attesa, e invece adesso è venuto fuori un vero talento. Certo Max, però ormai anche lui l'età stava avanzando, quindi sì, doveva comunque... È stato un affare soprattutto... Esatto, doveva scegliere. Per la Fiorentina c'era una situazione che si era venuta a creare con Schürrle al Chelsea, il Chelsea ha venuto Schürrle al Wolfsburg, 30 milioni in entrata, 35 in uscita con i bonus per quanto riguarda l'affare Cuadrado, quindi il Chelsea ha pianificato questa operazione in tempi non sospetti. Cuadrado è sicuramente un giocatore che farà molto bene alla corte di Mourinho, perché permette... soprattutto con le ripartenze di attaccare le linee difensive avversarie in modo abbastanza importante, giocatore adatto sicuramente al Chelsea, non so quanto adatto alla Premier, dove la fisicità spesso e volentieri è parte integrante del bagaglio tecnico di un calciatore. Cuadrado sotto quell'aspetto sicuramente in Italia era premiato, forse in Premier lo sarà un po' meno, ma sicuramente è un prospetto e un giocatore che farà bene anche in Premier League. Certo, Emilio, Cuadrado ti piaceva come giocatore alla Fiorentina? Assolutamente sì, secondo me era comunque un atleta che poteva fare e faceva la differenza, quindi è un dispiacere vederlo partire dall'Italia, insomma. Certo, come tutti i grandi campioni poi del resto, però purtroppo come sappiamo il campione italiano ormai, Max, non può permettersi grandi campioni, ed è per questo che nascono magari le piattaforme, Emanuele, come questa di Emilio. Emanuele, questa sappiamo tutti che non è una verità. Il calcio italiano purtroppo è troppo politicizzato e ci sono troppe persone incapaci di gestire alcuni aspetti, gli aspetti tecnici. Per fortuna c'è qualcuno che ci pensa da sotto ad alimentare, a portare nuova linfa, a cercare di far crescere nuovamente tecnicamente il nostro campionato. Una percentuale di stranieri troppo elevata, mentre ci sono 180.000 giocatori solo in Lombardia che aspettano di essere, così visti, diciamo, scovati e visti. Anche la polemica odierna che avrei visto su tutti i giornali riguardante gli arbitri. Sì. Negli altri paesi hanno ristrutturato, la Premier League si chiama Big League 20 anni fa, la problematica hooligans, problematica del prodotto che non performava come volevano, è stata modificata in Premier. La Premier League, come ricordavamo ieri, ha firmato un contratto con la Sky, se non vado errato, da 6,5 miliardi di euro per i prossimi anni, quindi l'ultima squadra della classifica inglese del campionato inglese performerà come l'Ajax. Se in Italia fosse la stessa cosa, si potrebbe fare con una progettualità differente, tecnica e amministrativa, con certo, ogni probabilità tutte queste polemiche riguardanti gli arbitri, le linee, le righe, non le vedremo, sarebbero tutti più contenti e più felici. Certo, noi ci dobbiamo fermare per una breve pausa, dopo parleremo del campionato, della 23ª giornata di Serie A che si avvicina, di Europa, di mercato, tutto questo e molto altro qui ad Altro Studio Sport. Restate con noi.